Ciao, sono Lucio, sono sempre qui da Sapore di Vino Enoteca. Oggi facciamo il secondo episodio, parliamo del caffè. Come si prepara un buon caffè? Innanzitutto bisogna sapere che ci sono le famose 5M per fare un buon caffè. Le 5M quali sono? Macinino, macchina del caffè, manutenzione, miscela e la famosa mano dell'operatore. Qui abbiamo il macinino, la macchina del caffè, l'ottima miscela e l'operatore, la mano, sono io. Ok, stacchiamo il braccetto dalla macchina, battiamo sulla gomma. Pennello molto importante, filtro, puliamo il filtro dal caffè. Fatta questa operazione, un caffè, uno scatto, lo portiamo a pareggiare sulla parte del filtro, una buona pressata di circa 20 kg, facciamo uscire un pochino d'acqua e la cosa importante è questa, un buon aggancio, prendiamo la tazzina dal manico, accendiamo e mettiamo sotto. Il caffè deve scendere in 25 secondi per essere un buon caffè. Ecco, così abbiamo fatto un buon caffè, la giusta tessitura. La tessitura è la crema che noi vediamo sopra al caffè. Con questo per oggi è tutto, quindi andrei a chiudere questo episodio con questo ottimo caffè e vi ricordo di iscrivervi a questo nostro canale YouTube di Enoteca Sapore di Vino. Se avete consigli o domande da fare, scrivete tranquillamente, noi saremo qui a vostra disposizione. Grazie, ciao!